Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo il nuovo nostro assetto 3D Geo 20, l'evoluzione del Geo 15 che già conoscete. Le principali differenze tecniche sono rappresentate da un nuovo sistema di regolazione dell'altezza della barra orizzontale che lavora in sincronia con il ponte sollevatore. Possibilità di utilizzo di diverse tipologie di griffe che lo rende un assetto più versatile, target più leggeri, più piccoli e strebili, con un filtro antiriflesso che riduce le problematiche legate ai riflessi di luce, una maggiore risoluzione delle camere. Questo è uno strumento moderno, veloce ed affidabile che ci permette di effettuare in modo rapido l'allineamento di ruote, di autovetture e veicoli commerciali leggeri. Prima di iniziare un allineamento, consigliamo di gonfiare i pneumatici alla pressione prevista dal costruttore. Come potete vedere, le ruote sono esattamente centrate sui piatti rotanti. Questo grazie all'aiuto dell'accessorio Drive On Assistant, che con le due telecamere ci aiuta a salire centrati sul ponte. Ora montiamo le quattro griffe con i target. Le griffe standard che vengono montate con l'assetto Geo 20 hanno una capacità di serraggio da 10 a 26 pollici con l'utilizzo delle speciali prolunghe in dotazione. Questo target può essere montato su più tipi di griffe secondo le diverse esigenze degli utilizzatori. Su questo cerchio, che non presenta un copricerchio, possiamo montare la griffa con le unghie che agiscono direttamente sul cerchio. Vi ricordiamo che in presenza di copricerchio sarà necessario invertire la posizione delle unghie in modo da scavalcare il copricerchio senza doverlo rimuovere. Posizionare il target in bolla e sul target c'è un disegno che indica su quale ruota va montato. A questo punto entriamo nella banca dati, selezioniamo la marca. In questo caso Mercedes, premiamo F3 per confermare il modello, sempre F3 per confermare e infine il tipo. A questo punto è necessario bloccare il volante con il blocco a sterzo. Questa operazione è molto importante. Durante la spinta del veicolo, infatti, potrebbero verificarsi degli spostamenti del volante, anche se piccoli, che possono incidere negativamente sulla precisione dei risultati finali. Ora, premendo F3, entriamo nella fase di compensazione. Ora le telecamere si posizionano automaticamente in posizione ottimale per la lettura dei target. Attendo il messaggio di ok per la procedura di spinta. In questo caso abbiamo un modello con cambio automatico e dobbiamo operare col motore acceso. Spingo il veicolo indietro fino all'apparire del messaggio di stop sul monitor. Attendo che il dato venga memorizzato e riporto la vettura al punto di partenza, aspettando sempre il messaggio di conferma sul monitor. Dopo la procedura di compensazione, sblocco i piatti, rimuovo le lunette. Tolgo il blocco a sterzo. E inserisco il blocco a freno. Premendo F3. Sul monitor mi appare un messaggio con istruzioni particolari dettate dalla casa automobilistica per effettuare una convergenza ottimale su quel particolare modello. Premendo F3 entriamo nella pagina di riassunto dei dati che vi fa vedere come la macchina gira in strada.
Una cosa molto importante da controllare è che il diametro del cerchio fornito dal costruttore corrisponda realmente a quello montato sul cerchio. In caso contrario, lo vado ad aumentare e diminuire col mouse. In questa maniera. Metto in moto l'auto. Faccio un paio di sterzate a destra e a sinistra. Spengo l'auto e metto il volante dritto. Per farlo, con maggior precisione, noi utilizziamo uno speciale accessorio per il perfetto allineamento del volante. Questo accessorio è disponibile su richiesta. Il dispositivo in automatico rileva lo zero del volante. Procedo con le sterzate a destra e a sinistra. Ruoto il volante di 10 gradi, attendo lo stop, resto in posizione seguendo le istruzioni del sistema fino al segnale di ok. Poi stessa procedura anche a destra. Una volta che l'assetto ha memorizzato i valori di sterzata, raddrizzo il volante e lo blocco. Quando il software rileva lo zero del volante, automaticamente apre la pagina di riassunto dati. In questa pagina è possibile già fare una diagnosi del veicolo prima di procedere alle regolazioni. Faccio salire il sollevatore fino a raggiungere la mia posizione ottimale per effettuare le possibili regolazioni. Mentre il sollevatore sale, anche le telecamere si posizionano seguendo automaticamente il movimento del sollevatore. Questo movimento è regolabile mediante un dispositivo all'interno della macchina. Premendo il tasto F11 vediamo il disegno di un pneumatico. Inserendo il valore in millimetri della larghezza del pneumatico e premendo F3 posso visualizzare la situazione del telaio. Premendo F3 mi appare una pagina di dati relativi all'asse posteriori. Le parti regolabili sono evidenziate con un'icona di una chiave inglese a fianco del dato. Procedo con F3 per visualizzare l'asse anteriore. Anche in questo caso le parti regolabili sono evidenziate con un'icona di una chiave inglese a fianco del dato. Proseguendo con F3 entro nella scheda lavoro che comprende i dati finali e quelli della banca dati. È possibile trasferire la scheda lavoro su file oppure collegare all'assetto una qualsiasi stampante per la stampa immediata. A conferma di fine lavoro, le telecamere saliranno in posizione iniziale e verrà visualizzata a monitor la pagina iniziale.